Nato e cresciuto nel Minnesota con un padre giocatore di hockey, il bambino Eric Westrom non poteva che passare l'infanzia sui pattini, destreggiandosi con disco e bastone. Certo, crescendo da quelle parti, il bastone da hockey è la prima cosa che ti viene messa in mano e a 3-4 anni impari a pattinare ammirando le gesta dei grandi giocatori. Non ho vissuto dal vivo la carriera di mio padre, ma ne ho in seguito conosciuto la storia. Per me è stato comunque facile scegliere quale sport praticare. Il ragazzo di Minneapolis è così passato dallo stato dell'hockey al Ticino, paesi lontani geograficamente, ma accomunati dalla medesima passione. Ci sono molte somiglianze con il Minnesota, anche laggiù vi sono accese rivalità in National Hockey League e molti derby a livello giovanile di squadre di college, tutti vissuti molto intensamente, proprio come capita qui tra Ambrì e Lugano. I tifosi bianco-blu ci seguono da vicino pure durante le trasferte, sono degli amanti dell'hockey e il nostro compito è quello di regalare loro soddisfazioni. Durante l'estate, Eric si riavvicina a casa per insegnare hockey a ragazzini che, come lui più di 20 anni fa, sognano grandi imprese sportive. Lavoro ormai da 5 stagioni in compagnia di ragazzi con un'età che parte dai 6 anni e arriva ai 17. È anche un modo per riallacciare contatti con la mia comunità e con tutte le persone che mi hanno aiutato quando ero giovane. Il ragazzo ora è cresciuto fino a diventare il top scorer del campionato svizzero e questa prima ottima stagione ad Ambrì potrebbe rispolverare dall'armadio una vecchia maglia a stelle e strisce. Da parte mia la porta ovviamente è sempre aperta, ma sono parecchi giocatori che aspirano alla nazionale e farvi parte risulta difficile. Ricordo comunque con una gioia l'esperienza ai mondiali di Praga del 2004, la conquista della medaglia di bronzo. Dovessero richiamarmi, io sono pronto. Vestire la maglia della nazionale per me è un grande onore. Nel frattempo, Westrom prosegue per la sua strada, ricordando uno dei consigli più importanti che abbia mai ricevuto. Divertiti. È una filosofia che cerco di applicare alla vita di tutti i giorni, anche se ci sono momenti e situazioni in cui è più dura del solito. Reputo molto importante per me e per la mia famiglia godere appieno della vita in ogni istante, in ogni circostanza. Più ti diverti, più possibilità hai di vincere, di avere successo professionalmente. È un concetto basilare per la mia vita e la mia carriera di giocatore.